Poi, per ultimo, l'introduzione delle caldaie a condensazione e le pompe di calore ad alta efficienza, ecco, tutte quante tecnologie che erano adeguatamente promosse con il decreto attualmente in vigore e che tendono tutte comunque a ridurre appunto l'indice di prestazioni energetiche e quindi il consumo annuale. Anche perché, ecco, la situazione come abbiamo visto, ovviamente poi in questo caso noi ci occupiamo della nostra realtà, però ecco, anche per esempio, lo dicevamo prima in privato, anche lo stesso nuovo presidente degli Stati Uniti, Obama, punta proprio sul risparmio energetico tra i punti fondamentali del proprio governo. Dottor Marongiu, tornando appunto dal punto di vista delle imprese, quindi i riflessi del settore, quindi davvero ci sarà proprio quasi un drastico. I dati che ci forniscono già le case produttrici delle materie prime già fanno segnare un calo negli ordini, perché però è anche il discorso della fiducia. Quando si introduce un intervento, un decreto legge che diventa addirittura retroattivo, poi la retroattività sarà eliminata. Però da una parte per il 2009 e per il 2010 riduco l'entità dell'agevolazione. Faccio in partenza originariamente pensare che lo ridurrò anche per interventi già realizzati, creo sul mercato un clima di sfiducia per cui l'utente dice ma e se succedesse anche per quanto riguarda il fotovoltaico? Stiamo parlando là di un altro discorso, non è il risparmio energetico, là si tratta di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sempre settori innovativi che portano un beneficio comunque all'utenza direttamente nel medio-lungo periodo in termini di riduzione dei costi. Poi questa utenza può essere rappresentata da cittadini o da imprese, sono sempre categorie che soprattutto in questa fase hanno un grosso interesse a risparmiare la bolletta, diciamo. Quindi diciamo che c'è proprio, si viene a creare proprio un vero e proprio problema economico al paese a questo punto, no? Si viene a creare, a bloccare un. Si può aggiungere, diventa un deterrente alla motivazione a fare gli interventi, perché soprattutto quelli più costosi, quali la riqualificazione e l'intervento sull'involucro edilizio e la questione dei pannelli solari termici. E questi sono interventi che hanno un ammortamento, ovvero si ripagano con il risparmio energetico, risparmio di energia primaria che introducono, si ripaga, senza, come dire, senza le detrazioni fiscali, si ripagherebbero in termini lunghi, insomma. E quindi la mancanza delle detrazioni, come dire, pone un freno notevole, perché poi è vero che l'edificio ha le manutenzioni all'edificio hanno storia lunga, diciamo così, no? Però rimane il dato di fatto che gli ammortamenti diventerebbero poco incoraggianti. Si tenga presente che su un nuovo ormai arriva a avere certi indici di prestazione energetica, ormai è un obbligo, cioè non vengono rilasciate le concessioni edilizie se gli edifici in via di costruzione non rispondono a certi standard. Il parco edilizio preesistente, peraltro costruito negli anni passati con grande disattenzione al risparmio, cioè, insomma, si faceva allegra baldoria circa risparmio di energia perché i carburanti costavano poco, insomma, la situazione è tale che ingenera ovviamente profonde preoccupazioni, insomma. Su questo l'ACNA ha chiesto al CRESME, che è uno dei più importanti istituti di ricerca per le costruzioni, dei dati aggiornati su Roma, dati relativi al 2008. Il settore, il valore della produzione per quanto riguarda l'edilizia si aggira intorno ai 13 miliardi di euro. Il 62,9% è l'incidenza delle manutenzioni sul totale del valore della produzione. Siamo parlando di 5,8 miliardi di euro di manutenzione straordinaria e 2,5 di manutenzione ordinaria, quindi è un peso importante. Un altro parametro che ci aiuta a riflettere, immaginando i condomini, immaginando le centrali termiche condominiali, da dati ACEA per quanto riguarda il comune di Roma e da dati della provincia abbiamo qualche migliaio di centrali termiche che vanno ancora a gasolio.
nasconde perciò non è tanto il tipo di combustibile quanto la tecnologia che nasconde dietro, una tecnologia vetusta, insomma. In questo modo questo lavoro di riqualificazione subirebbe un freno drammatico, insomma. Poi ovviamente la CNA, che si occupa fondamentalmente di quelle che sono proprio appunto le piccole e medie imprese, vede proprio danneggiare loro più che magari il grande, no? Il grosso imprenditore. Sì, sì, la piccola impresa è danneggiato l'ambiente, perché conto una centrale termica che va a gasolio, conto una centrale termica che va a gas, insomma, ecco, voglio dire, perché poi, come dicevo, sul gas ci si innestano queste tecnologie evolute, come dire, di nuova generazione, che abbattono le emissioni in maniera molto, molto significativa, diciamo. Lei ha parlato di fotovoltaico. Sì. Vogliamo vedere insieme con l'altra slide che ci ha inviato proprio come funziona e poi ovviamente quale tipo di incentivi ci sono per venire a far parte appunto di energia legata al fotovoltaico. Allora, diciamo, io vi devo ringraziare, vi dobbiamo ringraziare per questo invito, perché lo stesso utente si accorge, lo stesso consumatore si accorge navigando un po' su internet che in questo settore c'è un regna il caos più totale, perché si racconta di tutto e di più. Allora, vediamo un attimino intanto, in modo ancora una volta semplice, semplice possibile, sì, come è fatto un impianto fotovoltaico, perché questa è la prima cosa che va chiarita. Che cosa vediamo? Ecco, quel pittogramma rende bene l'idea. Vediamo dei pannelli fotovoltaici, sono delle cellette al silicio organizzate con dei pannelli, diciamo così. Sì. Questi sono collegati elettricamente tra di loro, poi finiscono in una scatoletta posta sul tetto. Quella scatoletta riparte con un cavo che finisce ad un inverter, a un'apparecchiatura elettronica. Questa apparecchiatura elettronica poi viene direttamente connessa alla rete nazionale. Quindi l'impianto fotovoltaico ha una caratteristica importante, che è quello che è connesso direttamente alla rete elettrica nazionale. Pertanto tutta l'energia elettrica che questo impianto produce viene accumulata, travasata, diciamo così, nella rete elettrica nazionale. Adesso, come funziona l'incentivazione? Diciamo così, l'incentivazione che in realtà è un beneficio, è somma di due concetti. Intanto, questi pannelli fotovoltaici si presume che saranno installati esposti al sole, diciamo così, con tre modalità sostanzialmente. Le racconto le tre modalità, perché dipendentemente da queste tre modalità, oltre che dalla taglia dell'impianto, dalla grandezza dell'impianto, dipende la tariffa incentivata. Ecco, questo è importante, perché spesso, no, magari ci dice: no, vabbè, com'è possibile che io possa, magari in un edificio piccolo più grande? Sì, 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 è così. Quindi diciamo che noi abbiamo tre modalità di posa in opera. Una è che viene definita dal gestore dei servizi elettrici, il GSE, viene definita non integrata, significa, per farla semplice, che questi pannelli fotovoltaici possono essere installati a terra in un giardino, per esempio. Poi c'è una seconda modalità che è parzialmente integrata. La modalità parzialmente integrata è una posa in opera su un tetto piano, su un tetto inclinato, poggiati sulla copertura, quindi poggiati sulle tegole, qualora è il tetto inclinato, tramite una struttura di sostegno, poggiati su un tetto, su un tetto